Presidente Attilio Oliva, buongiorno, Presidente dell'Associazione 3L, le pongo una domanda sulla dispersione scolastica. Come lei pensa che vada affrontato il problema dal punto di vista degli strumenti, dei metodi, delle risorse? Ma dunque la dispersione scolastica è la piaga sociale più grave del nostro paese, come negli altri paesi europei, perché tutti hanno una quota di dispersione scolastica e Certo. tutti la combattono e la considerano la cosa più importante da combattere. Però mentre gli altri hanno dal 5 al 10 di dispersione, noi abbiamo dal 15 al 20 di dispersione. Quindi abbiamo un dato anomalo a confronto con gli altri paesi evoluti. La dispersione nasce dalle condizioni originarie, ambientali e familiari dei ragazzi. Più gli ambienti sono deprivati economicamente e culturalmente, più le famiglie sono deprivate di questi mezzi, più è probabile, spesso quasi sicuro, che si determinino nei loro figli carenze tali di linguaggio, di comprensione e di incapacità di apprendere, che li rendono poi ostici a qualunque formazione e quindi, per le difficoltà che trovano, abbandonano. Quindi il vero problema si sa dov'è, è nelle zone deprivate del nostro paese, culturalmente e economicamente. Il modo per affrontarle, noi proponiamo che la scuola inizi a 3 anni, obbligatoriamente, non a 6, perché dai 3 ai 6 anni si formano pregiudizi, linguaggi, mentalità, che possono essere difficilissime da recuperare nel tempo successivo. Ed è lì quindi che bisogna da subito, in qualche modo, che la scuola si sostituisca, sopperisca alle carenze familiari e ambientali di zone deprivate col suo lavoro. Questa è la prima delle proposte forti che abbiamo fatto. La seconda è che la scuola non finisca all'una. Non ci sono paesi europei, è solo l'Italia che finisce all'una e all'una tutti a casa. Tutti a casa i ragazzi, tutti a casa gli insegnanti. Non va bene. Sono pessime abitudini che il nostro paese ha contratto. Quindi tempo pieno? Non tempo pieno, lo chiamiamo tempo lungo o tempo disteso o tempo lento. Vuol dire che nel pomeriggio si fa scuola, ma non lezioni, attenzione, perché sarebbe una stortura grave che finirebbe per mandare via ancora più ragazzi di quelli che si mandano via per insopportazione di lezioni trasmissive. I ragazzi hanno un limite che non si può valicare, sono già 30 ore di lezioni e sono già il massimo che c'è in Europa. Il problema delle scuole aperte al pomeriggio, aperte ad attività formative che non siano lezioni, e cioè a tutta una serie di attività anche opzionali, dallo sport alle arti, alla musica, al teatro, al dibattito e quant'altro si vuole inventare a seconda degli ambienti scolastici. E lì saranno le scuole, nei singoli ambienti in cui operano, a seconda del pubblico che hanno, del tipo di studenti che hanno, a inventarsi e a praticare le soluzioni migliori. Questa scuola dovrebbe durare nel pomeriggio fino alle 5 o 6, dando naturalmente le mense agli studenti, e questo dovrebbe essere una risposta fondamentale alla maturazione di una cittadinanza più solidale e più collaborativa di quella attuale, che invece costruisce dei cittadini individui che lavorano e studiano da soli, che non collaborano con gli altri amici, che non interloquiscono con gli insegnanti. Ecco, e cosa ci può dire a proposito della dispersione implicita invece? La Occulta. dispersione occulta o implicita è quella che l'INVALSI ha opportunamente misurato attraverso le indagini censuarie, cioè su tutta la popolazione studentesca di 15 e 18 anni, che sono anche recentemente state pubblicate. Da queste indagini risulta inequivocabilmente che, a differenza, a grande differenza, di come
a grande differenza della scarsa significatività dei voti scolastici, che sono dati con criteri molto arbitrari dagli insegnanti. Non è un caso che nel sud siano tutti 100 lode, nel nord invece no. E poi invece i risultati dalle prove sia dell'OCSE che dell'INVALSI, il dato è opposto a questo. Allora, l'INVALSI ha messo in evidenza che ci sono almeno un 7% anche di diplomati che non hanno, ahimè, i requisiti minimi per praticare apprendimento e azioni coerenti alle informazioni che hanno. Cioè, di fatto, oltre al 14% di abbandoni già misurato come abbandoni fisici perché non prendono un diploma, c'è un altro 7% che si va oltre il 20%, i ragazzi, detto appunto abbandono implicito, che sono di fatto analfabeti funzionali. Certo. E con un ragazzo su 5 è una cosa enorme. E cosa si può fare per contrastare questo fenomeno, secondo lei? E gliel'ho già detto, la scuola obbligatoria a 3 anni, okay. Quindi sopperire alle carenze ambientali e familiari per le famiglie meno acculturate e tenerli più tempo a scuola per attività formative che li allenino a lavorare assieme, a lavorare per progetti, a lavorare attraverso l'attività di volontariato, praticando anche cose che i ragazzi, in cui i ragazzi possono investire anche per divertimento, interesse, curiosità, con materie opzionali, in modo che ognuno scelga un po' quello che gli piace di più. Una scuola che sia più attraente e attrattiva di quella che è attualmente. Attualmente è sinonimo di sacrificio, fatica, noia, ansia. Non ha senso che un ragazzo dai 3 ai 18 anni viva in questo clima, o che per evadere da quello vada per strada o si rinchiuda in casa da solo con i giochini elettronici, certo, e i videogiochi e cose di questo tipo. Grazie infinite, Presidente. Grazie.